questo nuovo video. Oggi video haul, un video dedicato al DM e in particolare ad alcuni kit natalizi perfetti come idea regalo. Ovviamente vedrete questo video dopo Natale, sicuramente, sia perché sono indietro col montaggio dei video e con il caricamento e la pubblicazione, sia perché comunque contiene dei regali e non voglio che appunto i destinatari possano magari vedere quello che vi mostro. E senza perdere tempo, visto che è già tardissimo, ovviamente non fate caso alla mia faccia, ma sono un po' stanchina oggi, sono un po' provata, sono appena tornata dal lavoro, poi devo riuscire per cena e in questo lasso di tempo, diciamo, ho deciso di dedicarmi a questo video sia per rilassarmi un po', sia per mostrarvi le cose in modo che poi nei prossimi giorni posso appunto ultimare tutti i regali di Natale e forse anche per quest'anno ci siamo, abbiamo finito. Allora, partiamo subito. In realtà ho anche delle cose che mi sono dimenticata di mostrarvi, che ho acquistato da Tiger. Ho preso principalmente in realtà cose per fare i pacchetti e qualche piccolo pensierino che però ho già imbarcato, diciamo così. Mi è rimasto, scusate se esco dall'inquadratura, questo kit da cucito molto 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 carino secondo me. È una perfetta idea di regalo perché viene pochissimo, viene 4 euro e all'interno ha tutto, diciamo, un kit essenziale, diciamo così, base da cucito che comunque una donna in casa deve avere. Io quando mi sono trasferita qui mia mamma me l'ha fatto lei in una scatoletta, mi ha messo dentro un po' il necessario. Mia mamma ovviamente è una sarta, quindi ha di tutto e di più, però mi piaceva comunque la scatoletta e ho pensato a lei per questo pensierino, perché comunque ci sono dentro cose comode, essenziali e ho pensato che potesse essergli utile per quando va al lago d'estate, in modo da portarsi dietro questo e avere il necessario senza diventare matta e portarsi dietro mille robe. Ogni tanto lei si porta anche la macchina da cucire in realtà al lago quando ha tanto tempo, alle magari le ferie si mette lì e si fa tutti i suoi lavori. Non so come mai sto improvvisamente diventando rossa, non lo so come mai, mi vedo nell'anteprima rossissima in faccia. Vabbè, non facciamoci caso, non fa niente, speriamo sia solo l'anteprima, che poi si riassesti il tutto. Poi sempre da Tiger ho preso per me una tazza che tra l'altro forse c'è anche l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo, comunque non ho già sentito parlare di questa tazza ed è praticamente una tazza a forma di pupazzo di neve con il cappellino sopra che fa da tappo, diciamo, per tenere calde le bevande. Bellissima proprio esteticamente parlando, mi è piaciuta, mi ricordo che la cercavo anche appunto l'anno precedente, non so, non mi ricordo se era l'anno scorso ancora, addirittura quello prima, ma non l'avevo trovata. Quest'anno appena l'ho vista ho detto sì, me la prendo, 4 euro anche quella, molto carina anche quella come idea regalo, però ce l'ho di là nel lavello che è sporca, quindi non la vado a prendere, al massimo vi metterò una foto o qualcosa, insomma, comunque sul catalogo Tiger sicuramente la trovate perché è molto 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 carina. Poi un'altra cosa che in realtà non c'entra niente col DM, ma ve la mostro lo stesso per aggiornamento, è questo olio di Sien che finalmente ho trovato da Lidl. Questo qui, semplicissimo alla mandorla, è una linea che io non ho mai visto, io non ho una lì del vicino, quindi ci devo andare apposta e tutte le volte che ci vado cerco di, cioè ci vado in momenti mirati perché so che magari c'è l'uscita di una particolare collezione e puntualmente non trovo mai niente. Anche questo giro in realtà non mi ha soddisfatto per nulla, ho fatto la spesa già che ero lì, tant'è che il video appunto non ve l'ho neanche mostrato perché ho preso principalmente cibo, anche lì qualcosa per fare dei pacchetti e appunto questo olio, l'unica cosa che appunto ho visto, che era un rimasuglio su uno stand, del resto non mi ispirava nulla. C'era la collezione quella, non mi ricordo come si chiama, che ha anche le fialette, però sinceramente non c'era neanche scritto il prezzo, era un giorno che c'era pieno di gente così, era già tardi, comunque di trattamenti in fialette ne ho tante, quindi alla fine quella era l'unica cosa che mi ispirava, ho detto no dai, soprassediamola, lasciata lì e chi se ne frega.
Questo invece l'ho preso perché ha un ottimo prezzo, ne ho sentito parlare molto bene, io comunque gli oli corpo li uso e quindi preso e portato a casa. Poi, entrando nel vivo invece di DM, ho preso diverse cosine interessanti. Tiro fuori a caso e man mano vi dico. Allora, ho preso dei balsami labbra di Balea da aggiungere come piccolo pensierino a dei regali e ne ho presi due uguali perché mi ispiravano, sono in edizione limitata e sono questi qui al cioccolato bianco, di cui io avevo già acquistato, che ve l'ho mostrata in qualche video precedente a questo, la maschera viso in crema. E quindi questi due, appunto, sapete che quando ci sono edizioni limitate faccio fatica a resistere, questi comunque erano per un pensierino da aggiungere proprio a un regalo. E quindi questi, pagati pochissimo, mi sembra 99 centesimi, e questo qui invece, che è sempre di Balea, versione più intensa a quanto pare, intensive, sì, è la linea, questa qui. Questo qui dice appunto che è con cera d'api e burro di karité. Questo qui dice che è burro di karité e olio di argan per labbra secche. Quindi anche questo è sempre da aggiungere. Poi, cosa ho preso? Ho preso da aggiungere al regalo della nonna di Nicola questo profumo che so che lei utilizza e che gli piace perché gliel'ho sentito addosso, gliel'avevo già regalato un anno. E so che è ripetitivo, però almeno si va sul sicuro perché so che è una fragranza che lei apprezza e usa. Infatti, una delle ultime volte che l'ho vista, mi ricordo che quando l'ho abbracciato, ho sentito proprio e ho riconosciuto questo profumo, che è appunto l'orchidea della Cina dei tesori d'Oriente. Sono profumi favolosi, oltre per il fatto che comunque costano poco, li potete trovare anche in offerta 3 euro, 2,99, quindi 3 euro. Io di solito cerco di comprarli solo quando hanno questo prezzo, ovunque mi trovo, che sia Tigotà, che sia Quesaponi, che sia DM, che sia Liper, insomma ovunque, perché si trovano un po' ovunque. Comunque li acquisto quando hanno questo prezzo scontato. Sono comunque 100 ml di prodotto, quindi non è poco, considerando che un 100 ml di profumo famoso, diciamo, può costare 50-70 euro, insomma, non li ho mai acquistati in realtà, quindi però costano i profumi. Questo non è neanche poco persistente, quindi comunque sono buone profumazioni. Ci sono tantissimi dupe di profumi famosi, tra l'altro vi devo ancora girare il video perché io in realtà adesso ne ho un po', ho una bella collezione di questi profumini, quindi vorrei farvi un video specifico dove vi parlo di questi, proprio per segnalarvi anche i vari dupe. Questo è molto buono, ce l'ho anche io, visto che appunto l'ho trovato in offerta, ho deciso di prenderlo per aggiungerlo al suo regalo di Natale. Poi ho preso per me, ma che in realtà sarà parte di un mio regalo, diciamo che alcune volte i regali sono un po' così pilotati, no? Quando non sanno cosa regalarti, soprattutto con i parenti di Nicola, magari mi dice: guarda, mia nonna mi ha chiesto cosa volevi, mia mamma mi ha chiesto, mia zia mi ha chiesto. E quindi quando poi mi dice così, io dico: vabbè, ci penso un attimino. Cosa è successo? Che non avevo idee su cosa in realtà volessi, perché non sono una persona comunque pretenziosa, ho le mie cosine che comunque mi acquisto, non, insomma non mi veniva in mente nulla, se non una cosa che avevo visto anche appunto le volte scorse che sono stata da DM, questo kit che mi ispirava tanto non l'avevo preso, perché insomma ho tante cose, quindi ho detto no, vabbè dai, aspettiamo. Però in realtà mi incuriosiva, tra l'altro ne ho sentito parlare anche da alcuni di voi qui su YouTube che l'hanno acquistato. Quando l'ho visto già in un video, due video, tre video, io ero lì, ma perché non l'ho preso? Perché non l'ho preso? Ma cavolo, perché non l'ho preso? Allora l'ultima volta c'era, tra l'altro mi sembra anche con un prezzo più basso rispetto a quello che l'avevo visto, perché mi sembra che di averlo visto le prime volte a 11,90 euro, questa volta invece l'ho pagato 9,90 euro, quindi non so se magari mi ricordo male io o se mi sono sbagliata la prima volta. Comunque, di cosa stiamo parlando? Perché non vi ho ancora fatto vedere. È questo kit dell'erboristica.
alle vitamine e mi ispirava tantissimo questo kit, vitamina A, C ed E, e all'interno contiene la crema viso idratante rivitalizzante, un 50 ml, la maschera viso rigenerante detox 75 ml e la cosa che vabbè mi interessa meno, ma pazienza, il sapone vegetale idratante. L'erboristica di Atena non è un brand completamente biologico, ma Buoninci. Il 98% di ingredienti è di origine naturale. Poi vabbè, 0% oli minerali, siliconi, è un cosmetico vegan, è dermatologicamente testato, testato al cromo, al nickel, eco-friendly, eccetera, eccetera, eccetera. Era un kit che mi ispirava tanto e quindi ho detto vabbè, visto che non sanno cosa regalarmi, io lo prendo. Poi, se non hanno trovato niente, propongo appunto a Nicola di farmi questo e quindi praticamente l'ho acquistato, ma in realtà sarebbe un mio regalo. Quindi dovrei poi metterlo via, darlo a lui che farà il pacchetto, perché almeno il pacchetto non lo faccio io. E quindi questo. Poi controllo meglio lo scontrino per il prezzo. Anzi, guardiamoci subito, ma se non sbaglio era 9,90, esatto, l'erboristica 7, 9,90, esattamente, sì. Poi ho preso dei kit da uomo, mi ispiravano anche questi, costavano veramente poco, erano un'offerta, non si poteva lasciarli lì. Questo è di Alverde, quindi il brand biologico che potete trovare da DM, e questo kit da uomo contiene con estratti di caffè bio e eucalipto, e mi ispira molto, bagno doccia idratante, crema mani e lozione corpo. Quindi, nonostante abbia una crema mani, è comunque un prodotto da uomo. So che tipo il mio non usa un cavolo di niente, non usa né crema né niente, né sul viso né sulle mani praticamente, è proprio un uomo un po' spartano, ma a me piace così, va benissimo per carità, ci manca solo che pure lui sia fissato con la skincare e andiamo bene. Però comunque va sempre bene, è sempre utile anche una crema mani da uomo. E mi sembrava troppo carino questo kit, quindi l'ho acquistato, ho pagato comunque molto poco, sui 5 euro, e con tre prodotti full size, secondo me è un ottimo prezzo, vi presentate comunque bene con un prodotto biologico, certificato, fate una bella figura e comunque è un pensierino, cioè non c'è bisogno di spendere chissà che, ecco, per fare un bel regalo di Natale, secondo me. Io questo lo apprezzerei tanto. Cioè, io, vabbè. Però, insomma, mi sembrava carino e quindi l'ho voluto prendere e me lo sono portata a casa. Poi, altro kit, anche questo meraviglioso. Questo è invece per il nonno di Nicola, che è proprio un amore, proprio, è proprio da quei vecchiettini belli da spatusciare. E quindi se lo merita tutto e gli ho preso questo kit. Bellissimo, questo mi piace tantissimo. C'è praticamente all'interno il doccia gel, il deodorante e la body lotion, quindi crema corpo, deodorante e doccia gel, tutti in versione full size, quindi 200 ml doccia gel, 150 di deodorante e 200 ml di body lotion. Anche questo si presenta benissimo e mi sembra un super super affare, secondo me. Bello, 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 bello. Bellissimo. E quindi anche questo preso e portato a casa, non si poteva lasciare lì. Poi, in realtà qua, ah no, sì, ci sono ancora dei regalini a mia nonna da aggiungere al suo regalo. Che sarà un calendario con come si dice? Con tutte le foto sue, dei nipoti, della famiglia e quant'altro. Da aggiungere a quello, gli ho preso due prodotti per i piedi perché lei ha problema dei piedi molto molto secchi. E quindi gli ho preso questo qui che è il pediluvio all'urea di cui ho sentito parlare molto molto bene e quindi gliel'ho voluto prendere perché sono proprio curiosa che lei lo provi. E Balea pediluvio con 15% di urea, 200 ml.
per piedi molto secchi. Formula arricchita con glicerina, vitamina B3 e sostanze emollienti. Deterge, idrata e si prende cura dei piedi secchi e stanchi. Quindi mi sembrava l'ideale per lei. E in aggiunta gli ho preso anche la crema piedi, sempre all'urea, quindi della stessa linea del pediluvio. E poi gli aggiungerò anche una cremina mani in mini size di Alverde, questa qui al melograno che ho visto e rivisto e strarivisto in mille salse. Questa qui ogni anno praticamente qualcuno me la regala. Sia l'anno scorso che quest'anno, tra l'altro, poi l'avevo comprata pure io, quindi ne ho diverse e quindi aggiungerò anche quella. Poi ho preso, giusto perché non potevamo farci mancare una mascherina. Allora, ho ripreso questi qui al contorno occhi, sì, all'acqua di cocco e acido ialuronico. Ho dovuto leggerla per farmelo venire in mente. Questa mascherina occhi, che non sono patch, ma è proprio una mascherina. Eccola qui. L'avevo già presa, però l'ho dovuta riprendere perché non se ne ha mai abbastanza. E poi ho preso questa in edizione limitata. Guarda qua che carina, con il procione. Quelle in edizione limitate le prendo sempre perché mi piacciono. Non fanno un cazzo queste maschere, però mi piacciono. Balea maschera intessuta al profumo di fiori di kiwi e di melo. Strano. Con acido ialuronico per un'idratazione intensa. E niente, mi piacciono queste edizioni qua limitate così. Tra l'altro c'era tutta una linea nuova con questo packaging, con diversi prodottini, ma mi sembrava una linea per bambini. E quindi mi sono limitata a prendere la maschera e basta, perché il resto insomma non mi interessava. C'era sempre crema mani, prodotti per il corpo per lavarsi. Vabbè. Poi ho preso due deodoranti nuovi, anche se in realtà anche lì non ne avevo bisogno, ma in un video di non mi ricordo chi, mi perdoni, ma non me lo ricordo proprio, ho visto che erano stati acquistati questi due deodoranti, che non c'è indicato limited edition, quindi boh, però in realtà è la prima volta che li vedo. E questa ragazza, che veramente mi perdoni, ma non mi ricordo proprio, non mi ricordo neanche chi è, quindi non solo il nome, ma proprio in che video era, vabbè, un po' fusa sti giorni. Diceva che erano praticamente dei deodoranti ispirati a delle fragranze famose. Questo ispirato a La Vie Belle, vedremo, e questo ispirato ad Alien. Quando ho sentito Alien e Vie Belle, che tra l'altro sono due profumi che a me piacciono, e che tra l'altro a Vie Belle ce l'avevo anche originale perché me l'avevano regalato. Mentre Alien non l'ho mai avuto originale, ma ho sempre avuto dei dupe vari acquistati un po' ovunque. Quando ho sentito questa cosa, ho detto no, assolutamente li devo prendere, anche perché comunque a me piacciono molto i deodoranti di Balea, lo sapete, perché in tutti i video di prodotti finiti ce ne sono dentro sempre due o tre, e ho lì un sacchetto ancora tutto pieno da farvi vedere perché volevo fare un video dedicato. Ma non so se riuscirò mai a farlo. Comunque è un prodotto che mi piace, nonostante abbia un'efficacia relativa per quanto riguarda la funzione deodorante, questo l'ho sempre detto, però comunque fanno quello che devono fare, soprattutto d'inverno, diciamo che non sudo come chissà che, quindi bastano comunque, e si possono anche riapplicare più volte durante la giornata, ma la cosa che mi piace, appunto, come vi ho sempre detto, è la profumazione. Qua dice Balea deodorante spray profumato al profumo di vaniglia, senza alluminio, protezione per 24 ore. Dice ideale anche per il corpo. E questa è una cosa che appunto a me piace, perché mi piace spruzzarmi il deodorante non solo sotto le ascelle, ma appunto un po' all over. Io non l'ho ancora provato e non c'erano i test, quindi sono andata un po' a fiducia, devo dirvi la verità. Non vorrei aprirli, anche se in realtà il deodorante non ha, ah sì, 10-22, non ha, non credo abbia una scadenza così, cioè andare a ottobre di 2022, voglio dire, l'avrò anche consumato. No, non sento assolutamente nulla, vi farò sapere però, quindi se nel frattempo, rispetto alla pubblicazione di questo video, li avrò provati, magari vi dico se effettivamente è così.
Diciamo che comunque il prezzo è talmente basso perché l'ho pagato in 99 centesimi che si poteva anche provare, indipendentemente dal fatto che fossero effettivamente le profumazioni di questi profumi famosi, diciamo. Vediamo il prezzo. Allora, la maschera in tessuto occhi, intanto che non vi ho detto, 99 centesimi. Dove sta? Balea Deo Spray Gold Moon. No, Golden Moon. Vabbè, quello lì. 99 centesimi. Sì, e Pink Blossom idem. Quindi veramente una stupidaggine. Si poteva provare. Anche solo come, ecco, profumino così per il corpo. Poi ho preso questo prodotto nuovo, questo qui, che è una limited edition, tra l'altro, eccolo qua, che mi ha ispirato tantissimo perché non è, era insieme burro cacao, ma non è un burro cacao, è praticamente un peeling per le labbra fatto con farina di cocco, che per la sua appunto formulazione va a scrabbare le labbra, non come un vero e proprio scrub a granuli grossi, perché comunque aprendolo questo ha una non si vedono granuli, ma vedete sembra proprio normalissimo, ma in realtà è fatto con la farina di cocco. Il profumo è meraviglioso, per chi ama il cocco deve essere una bomba. Vediamo cosa dice: peeling labbra con farina di cocco naturale, esapro per labbra delicate, con burro di karité, vitamina E e cera d'api. Questo pagato, anche questo mi sembra 99 centesimi, mi sembra, quindi l'ho voluto prendere. E ho deciso in realtà, perché me l'hanno regalato a me invece, poi vi farò il video comunque dei primi pensierini di Natale, perché con le mie colleghe ci siamo già viste. E quindi ci siamo già scambiati i nostri pensierini e la mia collega, che mi conosce molto bene, ovviamente ha optato per prodottini del DM, tra cui appunto questo prodotto. Non le ho detto nulla, ovviamente, non ho detto, gli ho detto, oh, l'ho appena comprato, ma l'avevo appena comprato anche io, ovviamente. Questo vuol dire che comunque, insomma, l'ha azzeccato, diciamo, come prodotto e come gusti, perché comunque l'avrei acquistato anche io, anzi l'ho acquistato anche io. Siccome Nicola mi diceva che la sua cugina ama il cocco, al posto di uno di questi, che comunque sarà sempre un pensierino, ma per un'altra persona, andrò ad aggiungere a una delle cugine di Nicola al suo regalo questo prodottino qui, che così è felice perché è al cocco e dovrebbe essere soddisfatta. E volevo farvi vedere una cosa di un prodotto che ho da una vita e mezza di Elf, l'Lip Exfoliator, questo prodotto qui, che veramente ho da tanto 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 tempo, perché considerate da quanto tempo è che ho che non compro più Elf, ma da quanto tempo in realtà io ho il canale inattivo, anche se in realtà l'ho ricominciato praticamente quest'anno. Però i primi video, quando ero molto molto attiva, quindi quando diciamo è nato il canale e frequentavo tanto comunque siti internet, acquistavo tanto make-up e acquistavo tanto Elf, un po' come adesso acquisto tanto DM, all'epoca acquistavo tanto Elf, avevo acquistato questo prodotto che è praticamente sempre un lip appunto scrub labbra, fatto però, come vedete, in questo modo con molti più granuli. Non so se riuscirete a percepirlo, però qua si vedono proprio dei granuli molto 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 evidenti, quindi questo è più simile a uno scrub, quello invece è più fine. Sono anche curiosa di provarlo, proverò, proverò, proveremo tutto, anche perché tra l'altro in questi giorni le labbra veramente sono un'oscenità. Quindi è un po' il periodo dei peeling e degli scrub in realtà in questo periodo, e poi capirete perché quando vi farò vedere sia i regali che ho realizzato io, sia quelli che ho ricevuto. E in realtà, se avete il calendario dell'avvento di Balea, potete capire anche lì di cosa sto parlando, perché come peeling sia corpo che labbra, dentro qualcosa c'è. Non voglio spoilerare nulla, beh, in realtà no, perché altro che spoilerato, sarà passata una vita da. Cioè, bello che ha aperto il calendario in realtà quando vedete questo video, quindi insomma chi ce l'aveva sa di cosa sto parlando. Poi per finire, ultimi due prodottini. Allora, mi sono presa io
questo profumo, sempre dei Tesori d'Oriente, che era uno di quelli che mi mancava. Sì, questo non ce l'ho. Non mi ricordo di cosa sia il dupe in questo momento, ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi viene proprio in mente. Ma indipendentemente da quello, l'ho preso perché mi ispirava. È l'olio di tsubaki e peonia. È il Japanese Ritual, quindi anche lì mi ispirava. E dice: un bouquet intenso ed avvolgente, impreziosito dalle note fresche e delicate dell'olio di tsubaki. La peonia conferisce un tono floreale al profumo, ravvivato anche dalla vivacità del bergamotto e completato dalle note di fondo del muschio e del legno cedro, dando così vita a una fragranza sensuale e indimenticabile. Vedremo. Diciamo che, appunto, essendo in offerta, ho deciso di acquistarle per non prendere sempre gli stessi. Ho provato a cambiare, ho preso questi. Non che mi servisse, ovviamente, perché ho la mensola piena e di alcuni ce li ho doppi, perché appunto quando li trovo in offerta, per non rimanere senza, me lo acquisto. Quindi di solito di là ho quelli in uso in questo momento, che sono tre, che sono quelli fiori d'arancio, che è uno dei miei preferiti. Quello ha il fiore di loto e fiore del dragone, che è il dupe di Hypnotic Poison. L'altro è il dupe di non mi ricordo più, non mi ricordo più. Faremo il video perché in questo momento, se no, tra tutti i nomi vado in tilt. Niente, provato, vedremo. Poi un altro acquisto sempre per un piccolo pensierino, diciamo, da aggiungere, insomma, per fare un piccolo pensiero. Ho preso un prodotto che io per me stessa non ho mai acquistato perché non sono un amante dei prodotti corpo, però questo mi ispirava, è una limited edition poi, quindi ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Ed è questo prodotto qui, che poi tra l'altro incuriosisce anche me, ero quasi tentata di prenderlo anche per me, adesso decido se tenermelo io o se regalarlo. Comunque questo qui, che è praticamente una crema olio corpo per pelli secche e sensibili a profumo di noce di marula. Marula, come si dice? Vabbè, formula arricchita con il 40% di oli idratanti, tra cui olio di mandorla e olio di girasole, vitamina E e allantoina. Una crema nutriente che dona idratazione, rende la pelle morbida ed elastica, texture leggera, si assorbe in fretta. Ripeto, io non ho mai provato appunto creme corpo di balea, anche se sono praticamente certa che siano fantastiche, sicuramente il profumo sarà buonissimo. E appunto mi ispirava questa formula con il 40% di oli, quindi non è una semplice crema, ma sarà una crema molto nutriente, ricca, non dico oleosa, però comunque con quel nutrimento e quella corposità, secondo me, in più rispetto a una semplice cremina liquida, ecco. Però non lo so, insomma, vedremo. Anche questa pagata pochissimo e nulla. Ecco qui. E questo è quanto per oggi. Ho cercato di essere il più veloce possibile, spero di esserci riuscita, almeno per una volta. E nulla, questi erano i miei acquisti. Commentate se vi va, scrivetemi quello che ne pensate. Scrivetemi sempre sotto se avete altri prodotti che non avete visto nei miei video, che magari mi consigliate, o come vi siete trovate con dei prodotti che invece magari avete provato anche voi. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi mando un bacione. Alla prossima, ciao ciao!